Ciao e benvenuto nel video di oggi. Ti porterò con me in un workout completo per i glutei con serie, ripetizioni, tempi di recupero, tutto quello che ti serve per allenare i glutei come si deve. E niente, iniziamo, vediamo di darci da fare e di andare subito in palestra. Let's go! Moglia! No! Iniziamo con il front squat ai cavi. 4 serie per 8-10 ripetizioni, 1 minuto e 30 di pausa. Mi raccomando, fai le pause, non pensare sempre che più fai, più ottieni, perché non è così. Le pause vanno fatte nel momento in cui soprattutto hai un volume d'allenamento, quindi una durata d'allenamento abbastanza lunga. È inutile andare ad aumentare l'intensità se appunto il volume d'allenamento c'è già. Poi hip thrust che non deve mancare assolutamente nella routine per i glutei, 4 serie per 6-8 ripetizioni, 1 minuto e mezzo, anche 2 di pausa. Mi metto in posizione, spalle sulla panca ben posate. Vado su, contraggo, distendo, contraggo di nuovo. Attenzione a non inarcare nel momento in cui si va su la schiena, perché deve rimanere dritta e il mento giù verso il basso. Poi mezzi stacchi, anche questo è un esercizio che assolutamente non deve mancare. 3 serie per 10-12 ripetizioni, 1 minuto e mezzo di pausa. Distendo bene nel momento in cui vado giù, quindi porto indietro il sedere, distendo, torno su, contraggo. Espiro nel momento in cui vado su, inspiro nel momento in cui vado giù. Lento e controllato. Mi raccomando, tutti gli esercizi devono essere ben controllati. Step up, ho riscoperto questo esercizio ultimamente, puoi farlo anche su un rialzo un po' più stabile rispetto a una panca. 2 serie per 8-10 ripetizioni, è un ottimo esercizio perché coinvolge a 360 il gluteo, grande, medio e piccolo gluteo. Quindi assolutamente anche questo è un altro esercizio che nella routine settimanale non dovrebbe mancare. Ok, l'ultimo esercizio, e questo qua ti farà sentire tantissimo quanto bruciano i glutei, sul serio. Abductor machine 2x20, circa 30-45 secondi di recupero. Qui io non sto seduta perché secondo me star seduti ti fa lavorare solo l'esterno coscia e non senti nient'altro, forse neanche quello sinceramente. Quindi preferisco stare su in posizione di squat e faccio praticamente uno squat nel momento in cui apro di varico le gambe per lavorare l'esterno coscia. Provalo così e mi dirai, cioè mi dirai grazie, perché la differenza è enorme, neanche paragonabile con lo stare seduta. Ed è l'esercizio ideale per pump finale sul gluteo, proprio per avere quei glutei alti, belli e pomposi. Workout finito! Durata circa un'oretta e un quarto con il riscaldamento e lo stretching finale. Mi raccomando, seguimi su Instagram per vedere altri workout che carico sempre e iscriviti al canale per non perderti i prossimi video. Alla prossima, ciao!